Un 83esimo derby della 22 dal sapore amaro per l'Itas Trentino. Dal Palapanini di Modena i gialloblu sono usciti sconfitti con il punteggio di 3-1 dopo una gara combattuta. I ragazzi di Mister Soli hanno approcciato bene il match, conquistando il primo set per 25-21. Anche nel secondo set i campioni d'Italia hanno provato a staccare Modena, che ha però saputo reagire con determinazione, riuscendo a pareggiare e a chiudere il set sul 25-27. Molto combattuto anche il terzo parziale, con un testa a testa durato fino al 17 a 18, quando Modena ha accelerato, conquistando e chiudendo 22 a 25, ottenendo così il vantaggio. Ma è nel quarto set che l'Itas Trentino ha perso smalto in tutti i fondamentali, concedendo sempre più spazio ai canarini dell'ex Quantorena, ieri però assente. Con un ace, Modena ha quindi chiuso il set per 16 a 25, portando così a casa la vittoria, con il risultato finale di 3 a 1. Costringendo i trentini a rinviare l'appuntamento con il sorpasso sulla capolista Perugia a due lunghezze da Micheletto e compagne, che i gialloblu affronteranno in casa nel prossimo turno il 17 dicembre. Sapevamo che prima o poi sarebbe successo. Oggi è successo per un motivo, secondo me, ben chiaro, nel senso che Modena è cresciuta nella partita, soprattutto nella fase di battuta, perché nei primi set eravamo stati noi a prevalere su quel tipo di fondamentale, nell'equilibrio tra battuta e ricezione. Sappiamo quanto è importante e piano piano loro hanno preso il sopravvento e noi, secondo me, ci siamo un pochettino dimenticati di quello che siamo capaci di fare. Secondo me nel secondo set, che era decisivo, potevamo rispondere un po' meglio. Con loro battitore, diciamo, non fortissimo, abbiamo preso tanti break di fila e poi dopo non siamo riusciti a prendere di nuovo il nostro gioco e niente, facciamo i complimenti a loro. Adesso partiremo per la Polonia, quindi bisogna subito cancellare questa partita e pensare alla Champions League.